E vai, inizia pausa caffè dopo le fatiche di Los Angeles. Attualmente ci sono solo io, temo che farò la pausa caffè tutta da solo, quindi niente ragazzi, iniziate a fare qualche domanda su Twitter, sulla chat, su quello che volete. Siamo in attesa degli altri, che qualcuno è andato a prendere il caffè, qualcuno è andato in bagno, Pierpaolo come al solito è al telefono, perché lui se non sta al telefono almeno un paio d'ore al giorno non è contento. Quindi siete pronti per la partita? Noi teliamo qui verso dalle 17, andiamo in centro tutti insieme. Ce ne andiamo a vedere la partita. Ok, ciao, tu inizi ad andare via, verso le 17 teliamo e andiamo in centro in un pub a vedere la partita. Forza azzurri, forza ragazzi. E ecco, Antonio sta tornando con ben due caffè. E ecco, quindi Antonio, ciao ragazzi. Saluta tutti. Ciao, ben ritrovati in Posa Caffè. Ben ritrovati in Posa Caffè. Allora, che si dice, Matteo? Si dice che siamo al solito solo noi, abbiamo introdotto i presenti qui in studio, ovvero il fantasma di Vincenzo, che sta per arrivare, il fantasma vero del barone che non c'è, ma ci sono i suoi 1000 bicchieri sulla scrivania, per Paolo al telefono, e arriva il nostro bidello preferito, Vincenzo! Bella, insomma. Brutta direi. Bruttissima. Qui la festa? Guarda che ti ho preso. Grazie. Un pezzo di... Io avevo già bevuto uno, ma prezzo comunque. Ah, ho fatto. Andiamo a vedere il Twitter. Dammi 50 centesimi, così. 43. 43. 50 per il servizio, bravo. 7 centesimi per non sei nemmeno esuso. Cioè, c'era un sacco di cose che aspettavo. Sai che oggi sto caffè fa proprio schifo. Addirittura. Ma gli altri giorni com'è? Più schifo del solito? Non lo so. Pensavo fosse meraviglioso. Andiamo a vedere la chat, va. Allora? Con che vogliamo iniziare? Salutiamo un po' ha cambiato la grafica Twitch, o sbaglio? È andata tutta bianca, è diventata. No, poi anche i caratteri ha cambiato, mi sa, dei è sempre in netto miglioramento, però bisogna riconoscere. Più passa il tempo, più Twitch diventa sempre. Io ringrazierei il bellissimo Arte di Mythic in homepage. Ma che cosa vuol dire contro l'arte di Mythic in homepage? È bellissimo, non capisci un cazzo. È autofocus. Non capisci un cazzo. Ha fatto la foto e non l'ha vista fuori. Quindi immagino sia una foto del barone oppure di Alessio Pienesani. Chi è che ha dei volumi a palla di fuoco che distruggono tutto? Allora, che sei tu, Jacopo, la pecetta! È impossibile, però. Oramai è automatica. È un coso, un leitmotiv. O un leitmotiv. Perché le imprerole della Sprite stanno limonando a bestia? Perché serve per attirare più gente. Allora, vai Pippa, vedi un po' le notizie ci sono. Vi dico oggi che cosa c'è di interessante da discutere. Avevo visto un po' di roba interesting. Che, allora, la prima notizia della giornata, sicuramente la più interessante e più importante di tutti, è la nostra rubrica sui saldi di Steam. Se non l'avete ancora vista, vedetela. Ma sei serioso? Sembravi finto. Forse ragazzi andate a vedere la nostra rubrica. Non parlare di cambi di voce perché sei sempre il campione. Che faremo ogni giorno da qua fino al 30 giugno, finché ci saranno i saldi. Alterniamo io, Pierpaolo e Umberto, quindi più o meno 4 volte a testa, vi facciamo vedere appunto i saldi. L'obiettivo è farvela trovare per cena, perché i saldi partono sempre alle 19, fanno il cambio e la rotazione dei giochi importanti. Non comprate prima che non lo diciamo voi. Esattamente. Noi più o meno per l'ora di cena, se ce la facciamo insomma entro le 9, la cena poi magari una volta Nord Italia, una volta Spagnola. Quindi dipende da quello, esattamente. E quindi c'è questo qui. E qui si ricollega la prima notizia del giorno, quell'altra importantissima, visto che fra i primi titoli c'era Dead Rising 3 per PC già in pre-purchase, quindi c'era già lo sconto su chi lo voleva preordinare, pre-comprare. Oggi è uscita la data ufficiale di uscita di Dead Rising 3 per PC, il 5 settembre. So che in tantissimi aspettavano questo titolo, anche Matteo, non vedo l'ora di giocarlo su PC. È abbastanza potente comunque come cosa. Cioè, credo sia proprio la prima volta in assoluto che viene fatto uno sconto su Steam di un gioco che ancora deve uscire, no? Di cazzate. Secondo me la prima volta. Saldo forse, ma anche voglio. Saldo, parliamo, le volte che i saldi si focalizzano su. Dobbiamo fare una ricerca di mercato. Sì, è esploso il computer. Poi, l'altra cosa invece c'era questa notizia molto, interessante, che dice Ubisoft spiega i motivi dell'assenza del multiplayer competitivo in Assassin's Creed Unity. Allora, a me ha fatto ridere perché noi abbiamo riportato questa notizia di tale, insomma, questo designer del gioco risposto a questa intervista di Gaming Port, tale Bruno Saint-André, il tizio intervistato, e praticamente dice che la motivazione, insomma, abbiamo sviluppato delle meccaniche del gioco che puntano alla collaborazione
E in quest'ottica, insomma, i combattimenti saranno più dinamici, eccetera, eccetera. E per questo motivo abbiamo tralasciato il combattimento competitivo. Adesso, io ho fatto l'intervista a Vincent Pombrand, che è il producer del gioco. Allora, non vorrei mettere le mani sul fuoco perché sono abbastanza convinto di quello che mi ha detto, ma arriverà perché per settimana prossima la sbobinerò, la pubblicheremo, intervista video, e sono molto convinto che siccome anch'io ti ho chiesto ma il multiplayer competitivo che fine fa, e lui mi ha risposto ci sarà anche quello, semplicemente saranno modalità a parte. Quindi, secondo me, in verità il multiplayer competitivo in Assassin's Creed Unity c'è, ma è semplicemente una modalità a parte. Quindi qua non ho ben capito se c'è stato qualche problema di traduzione, qualche problema che io non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto, che ci può stare tranquillamente, o boh, chissà che cosa. Quindi non date per ora ancora per scontato il fatto che non ci sia il competitivo in Assassin's Creed, perché secondo me invece a sorpresa potrebbe essere. Tu lo vorresti il competitivo? Beh, comunque era carino, secondo me era inutile, ma comunque un'aggiunta sempre, cioè, funzionava abbastanza bene, perché togliere una modalità che comunque funzionicchia per chi si compra il gioco? Ovvio che non è mai stato un elemento cruciale. Quanto ci hai giocato? Ma guarda, secondo me, qual è stato il primo che l'ha messo? Revelation? Forse o Brotherhood? Al primissimo ci giocai anche più di qualche ora, gli altri non sono stati inesistenti, senza ombra di dubbio. Però proprio tagliarli in blocco, boh, mi sembra un pochettino potente, un pochettino eccessivo come cosa. Capisco. Tu sei interessato, io. Zero, vabbè, frega nulla del competitivo. No, a me è interessante il fatto che questa intervista dice che non esiste. Io sono convinto che lui invece mi ha detto sì, esiste ancora. Forse nel frattempo. Forse ho capito male io, ci sta moltissimo quella possibilità, assolutamente. Ma come l'ha parlato, romano, inglese? Francese. In francese. Sì, quando mi ha fatto Pompadour. Ciao, sono Vincent Popcamp. Pompadour. Qui, Gesù, Catherine de Mer. Esatto. E sei interessato invece, sei più contento che Baggio ha ammesso di aver contribuito alla progettazione del controller di PlayStation 4? Sì, nel senso, vabbè, sapevamo che erano tutti si quanti. Si vede la mano di Bungie col controllo. Sì, proprio appena tocco fa, mangi. Vabbè, alla fine avevano detto che hanno partecipato con tanti sviluppatori. Bungie siede comunque adesso più affine a Sony rispetto al passato, no? Cioè, c'è stato un grande cambio di rotta rispetto a Microsoft. E in realtà Destiny lo stanno facendo uscire sempre più come se fosse quasi un'esclusiva PS4, anche se in realtà, togliendo questa patina di contenuti, in realtà chi lo comprerà su Xbox One lo giocherà nella stessa identica maniera, però comunque a livello di comunicazione e qualcosina sembra essere quasi un gioco soltanto PS4, lo fanno uscire, quindi probabilmente non gli ha dato l'esclusiva reale perché hanno fatto due conti e hanno detto ragazzi, sarebbero stati più di altro, poi è Activision, forse se fossero stati tra virgolette indipendenti avrebbero potuto dialogare per una esclusiva, magari il dialogo ci poteva stare che sarebbe uscito in esclusiva, mentre Activision che comunque è iper multipiattaforma dice solo, stai fuori nel balcone, una cosa del genere sarebbe stata fantascienza proprio. Fantascienza. Sì, anche perché almeno Sony avrebbe dovuto pagare bei soldini, suppongo. Sì, parecchio proprio. No, è interessante, più che altro leggevo che loro hanno detto che in particolare si sono preoccupati di dare grande feedback su migliorare il controller per gli shooter. Per me rimane un controller di merda per gli shooter, nel senso che secondo me rimane meglio l'analogico in posizione asimmetrica per gli shooter. Loro dicono che in verità hanno lavorato molto appunto per migliorare il film con gli shooter. Io ti dico, dimmi te. Per me è migliorato tanto, reputo ancora quello Xbox One migliore, ma anche perché è frutto di un'evoluzione di un pad che già era ottimo. Però io ho avuto modo di giocare in questi mesi col pad PS3 e PS4 su PC, no? Sì. E effettivamente gli FPS, ho giocato Borderlands, mi cambiava tantissimo, quindi per me è un grande miglioramento rispetto al PS3. Okay. Preferisco ancora quello Xbox One, ma per me comunque c'è stato un grande miglioramento. Quando ho utilizzato quello PS4, poi a un certo punto tipo i driver non andavano più benissimo nella mappatura, sì. Ho ripreso quello PS3 e mi sembrava un mongoloide a giocare lì sopra. Quindi comunque ho notato grandi differenze da questo punto di vista. Ok. Poi, ripeto, per me l'Xbox One forse rimane migliore complessivamente. Mm. Sì, sì, anche per me è un grandissimo, un ottimo controller proprio con la Xbox One, come lo era appunto, come hai detto te, quello Xbox 360, quindi senza ombra di dubbio questa parte qui è molto importante. Io ripeto, rimango un pochettino interdetto quando dicono di averlo stramigliorato per gli shooter, in realtà per me di base sembra essere rimasto questo suo controller, sì, con tutta una serie di migliorie, il discorso dei grilletti dietro, la responsività eccetera eccetera, però secondo me negli shooter fa tantissimo il posizionamento, comunque proprio tanto per il posizionamento degli analogici, per gli shooter in se stesso, insomma, parlando solamente degli shooter, sia chiaro, non voglio rompere il cazzo con un altro.
Altra notizia del giorno, non so se questa qua la vuole commentare Vincenzo, perché so che un po' gli appartiene. Sì, questo sono un po' gli appartiene. Sei pronto, Vincenzo? Che è una cosa importantissima. Il trailer di Hyrule Warriors. No. Però stai molto vicino. Computer Video Games ha scovato questa pagina dedicata alla Virtual Console di Wii U. Alla Virtual Console per Nintendo 64 e poi Advance e Game Boy Advance in Wii U, che in pratica era un rumor che continuava a girare da un sacco di tempo e probabilmente sembra ormai confermato ufficiosamente, ma penso sia questione di settimane se non giorni. Praticamente ci sarà la Virtual Console per giocare ai giochi Nintendo 64 e Game Boy Advance in Wii U. Mi sembra una notizia in grado di capovolgere le sorti della console. Sì? No, sì, assolutamente sì. No. La console vuole un vincitore. È sempre, allora, è chiaro che per chi ama il retro gaming, per chi ama il retro gaming è una cosa in più. Per chi non ha la console difficilmente è una cosa che ti convince a comprarla. È una cosa che renderà felici chi ha già il Wii U. Però da lì a dire adesso compro il Wii U perché posso giocare ai giochi Nintendo 64 mi sembra un po' extreme, esatto. Non lo so, te Matteo che sei un grande amante del retro senza gaming. Ma sinceramente è una, come ha detto lui, è una cosa in più che fa piacere soprattutto nell'ottica del retro gaming. Però insomma non è da stappare le bottiglie di champagne, strapparsi le vesti, oddio, da andare in giro facendo il matto, finalmente possiamo giocare a Super Mario 64 su Wii U. C'è una cosa in più, ben venga, ma anche sti, no? Sti gran cazzo. Uno ha scritto, anch'io la penso, uno, il destino, ha scritto, anch'io la penso come il tipo con la maglietta rossa. Il bidello. Non so il nome lui proprio. Lui è il bidello rosso. Vorresti metterti la freccia in testa il tipo con la maglietta rossa, anche quando hai magliette di altre cose? Il discorso qual è? Che oltretutto i giochi in 3D per Nintendo 64, così come erano quelli per PlayStation, su PS Vita, se ti vuoi giocare su PS Vita, e che sono invecchiati chiaramente molto peggio dei giochi 2D per Super Nintendo NES, quindi anche a rigiocarli devi proprio fare un po' di fatica, capito? Di generare. Assolutamente. Allora, ne approfitto, scusami Canto, ti blocco, visto che per ora non correte le redini della rubrica di Steam. Quattro offerte lampo, aggiorniamo, già ci siamo, visto che ci sono offerte lampo. Red Alert 3, Agarest, Euro Truck Simulator o Super Meat Boy. Sono tutti tra il 70 e l'85%. Comprati Euro Truck Simulator. Scontato 50 volte. Assolutamente, che cosa consiglieresti fra questi quattro da prendere? Io sono per Super Meat Boy a 3,21 euro. Pure io, ma veramente è stato scontato 3.000 volte. Se non ce l'avete, se eravate interessati e non ce l'avete ancora, non lo comprate manco questa volta. Io l'ho visto almeno 10 volte. Agarest? Molto extreme. Red Alert 3 però è un capolavoro. Per me è impossibile che non l'abbiate giocato, veramente, se siete vicissimi, avete giocato Red Alert 3. Sta 2,49 euro. Siete dei cretini. Pack completo, li prendiamo tutti. No, tutti. Anche Euro Truck Simulator, tuo gioco preferito. Invece della comunità, al momento c'è Monaco al 90% di sconto, The Cave, Octodad e Forced. Io Forced non ho idea di che gioco sia. No, Forced ce l'ho, niente di che. Monaco a Vincenza, gioco della vita, top 2000. Sta un euro, ragazzi. Si può giocare, soprattutto se avete amici con cui giocarci in locale, è proprio tanto figo. Quindi un euro Monaco consigliatissimo da Umberto. Sì, da Umberto, da Vincenzo. The Game. Rosso. A me non è dispiaciuto. A me invece non mi ha fatto impazzire. Mi ha fatto proprio cagare. Non è dispiaciuto, a me non ha fatto impazzire, non ha fatto cagare. Te Matteo dove ti metti in mezzo con The Game? Neutro. Non ho giocato, quindi. Octodad secondo me potete fare tranquillamente. Sì, sì, senza dubbio. Pure con lo sconto. Non so se Antonio è d'accordo con Octodad, uno scontro compreso. Una bella idea, ma mica stava a 14 euro a prezzo pieno. Ficcatevelo nel sedere. Oh. Mamma mia, veramente ci fa un'abilità. Allora, vediamo un po' qualche domanda dagli utenti, così li salutiamo. Innanzitutto, in tanti, già sono tanti di nuovo in chat a scriverci, ma anche su Twitter. Chi sta recensendo di voi, ci chiede Tony, One Piece Ultimate World Red. Lo sta recensendo Tommaso, si sta divertendo tantissimo. Mamma mia. Ricordiamoci che un embargo lunedì alle 10 di mattina, che non so se rispetteremo, ma sarà difficile perché ci sono arrivati un sacco di giochi post E3 con embarghi strettissimi. Qualità estrema e embarghi ristretti. Gaming Addiction dice, chi sarà il primo a truccarsi da Lara Croft seguendo i consigli di Giordana? Te ne sanno appena torno. Ok. Mo Dante ci chiede, cosa pensiamo del boss di Electronic Arts
che ammette che Battlefield 4 è stato lanciato. Il commento abbiamo fatto appena eletto. Si è svegliato presto il ragazzo. Si è svegliato presto. È arrivato, pensa, c'è così. Otto mesi dopo, che ha detto, cioè, l'ha detto, ma lo doveva dire molto prima. Mezzo adesso è semplice, il gioco ha venduto, quello doveva vendere, quindi fa un kill. Novità su NBA 2K 15, si vede a Colonia. Beh, sì, sicuro, anche lì non c'era. Come sempre, anche l'anno scorso a Colonia. È vero, si è fatto uscire, sì, non si sa nulla. Matthew, già che ci sei, visto che ne avevo parlato pure stamattina, questa notizia secondo me è top. Vai, di Titanfall gratuito per 48 ore, gioco completo con tutti i salvataggi sbloccati, lo puoi giocare per 48 ore, tutto sabato e domenica, tutto libero completamente, tramite Origin, Origin, come lo vedete chiamare. Su PC stiamo parlando. Su PC, solo la versione PC, parliamo per 48 ore. Figo. Una bella mossa o un segno che sta declinando il gioco? No, una bella mossa, assolutamente. Secondo te? Una bella mossa, segno che sta... Bella mossa per gli utenti, è un segno che sta declinando. Non è che una proprio estrema razio prima di uscire. Ma se avesse venuto, se avesse venuto un botto, che cazzo facciamo a fare per giocare? PC è solo Xbox One, 360 non lo conto. Quindi secondo te comunque è una bella mossa, che sta, sì, sta, sì. Sta, per te, beh, per me è top, veramente, nell'ottica poi dei saldi di Steam di adesso, esatto, è proprio una controprogrammazione perfetta, ti piace, lo vedi tutto, ma proprio tutto, sì, te lo prendi. Sì, sì, queste sono delle demo, perché è una specie di super demo, praticamente, cioè te lo scarichi, ci vuole una vita e mezzo perché sono 40 giga, probabilmente non fa allora, io per esempio non avrei mai fatto in tempo a scaricare. Venite qui in ufficio a scaricare, esatto, più il vostro. Però secondo me è una bellissima, una grande, sì, sì, cosa, una grande idea, assolutamente. Come dice Tanzer, forse sta cominciando un po' a subire, probabilmente, anche perché... Da parte di chi? Non lo so, ma hanno ritardato tanto, non hanno fatto un lavoro splendido con i DLC e con i contenuti aggiuntivi, nel quello senso no, che un po'... Loro avevano promesso inizialmente contenuti molto più frequenti. In realtà ci hanno messo una vita a buttare fuori il primo DLC. Però guarda, Battlefield e Call of Duty non hanno, anzi, cioè, hanno avuto una vita difficilissima. Certo, loro certo, sono usciti, sì, a primavera? Loro sono usciti in marzo, non era tipo metà marzo? Primavera, insomma, marzo. Sì, sì, sì. Quindi sì, cioè, non è che escono dopo, ma sei mesi. Fanno uscire. Se è prima del 21 marzo, non è ancora primavera. Però mezzo Titanfall fa primavera, ricordo. No, non quindi, mi ricordo, comunque sì, in quel periodo. L'offertuna è piuttosto poco dopo rispetto all'uscita del gioco, non facciamolo vedere per gli ultimi che... quindi... Un paio di loro ci chiedono se stiamo utilizzando Yosemite, del nuovo sistema operativo, ce l'ho qui sopra, corso yoga, però ovviamente non è ancora in produzione, mentre Joram ci fa una critica dicendo vi ho seguito come sempre, ma mi aspettavo qualche intervista di più ai producer, come ha fatto IGN. Allora... Ci sono, sì, in realtà noi abbiamo lavorato con Pessino. A parte Pessino, ha vinto un'intervista facile, intervista, perché sì, è italiano, quindi naturalmente la lavorazione è pari quasi allo zero assoluto, nel senso è una lavorazione che passa solo dal montaggio, perché va per coprire, insomma, mettere delle scene, immagini e così via. Quindi è stata una cosa molto simile, insomma, un'intervista molto facile da quel punto di vista lavorativo. In realtà abbiamo fatto dei lavori di intervista che come al solito diluiremo nelle prossime settimane. C'è una grossa intervista su Destiny, c'è una grossa intervista, quella che vi accennavo prima, su Assassin's Creed. Matteo ha fatto una bella intervista su Far Cry 4, anche tra l'altro a Danei, il producer che stava sul palco durante la conferenza di Ubisoft. C'è una bella intervista a The Division, al lead designer di Massive, anzi al game director di Massive, fatta da Umberto, e doveva esserci purtroppo saltata, e qui tiriamo l'orecchio a Activision. Avevamo concordato in due occasioni una bella intervista per Call of Duty Advanced Warfare, tra l'altro sia con Grant Schofield che con Michael, non mi ricordo mai come si chiama, i due super boss. I due super boss purtroppo ci hanno ribalzato in due occasioni e poi è saltata, speriamo che c'erano davanti a noi, c'era tipo CNN, Forbes, Time, tutti super top, per cui arriveranno queste interviste, abbiate soltanto un po' di pazienza, perché appunto rispetto a Pessino sono interviste in inglese, quindi vanno sterminate, vanno doppiate, perché noi facciamo le interviste doppiate, non con i sottotitoli, e quindi insomma c'è del tempo aggiuntivo. In più ne approfitto anche per fare una sorta di comunicazione servizio lamentela. Allora, siccome in tantissimi, anche in privato, ci avete scritto nei commenti, mi hanno segnalato anche i moderatori, allora, discorso di UFC e di Dead Rising, rispetto ad alcuni concorrenti nostri che hanno queste capacità speciali di recensire i giochi nel momento in cui arrivano, addirittura prima che arrivino, noi abbiamo ricevuto sia UFC che il DLC di Dead Rising ieri, quindi fisicamente non potevamo lavorarli, motivo per cui arriveranno settimana prossima. Dead Rising in realtà già questo weekend probabilmente, UFC non lo so, fine settimana prossima. A noi non piace correre con dati magari... Esatto.
pochi dati, comunque non avendo finito il gioco, comunque non ci sentiamo pronti a uscire con le recensioni il giorno stesso che ti arriva il gioco, perché comunque non riesci a dare un giudizio completo, esatto. Non riesci a analizzare tutti i fattori, non c'è manco quella notte classica per pensare al voto. Sono strategie che altri invece adottano, sono cavoli loro, esatto. Noi siamo una testata giornalistica, abbiamo sempre avuto questo tipo di approccio con i giochi, quando possiamo usciamo in esclusiva, quando possiamo usciamo prima degli altri, ma se non possiamo non ci spariamo per questo, sti cazzi, aspettiamo, quando siamo pronti usciamo per con UFC, il nostro attivo. Però, diciamo una cosa. Cosa? Quello che faremo tra poco. Allora, UFC metteremo in piedi. Ce la fate? Sì, sì, ci proviamo. Io e Matteo metteremo in piedi una sala giochi. In verità ci siamo persi un'oretta per cercare solamente di capire i comandi. Faremo una cosa che non farà molto felice Electronic Arts. Potete seguirla perché ci faremo delle grandi risate, perché è difficilissimo. L'ultimo gioco è questo, MotoGP 2014, anzi così lo faccio vedere che è meglio, che è arrivato questa mattina addirittura. Sì, sì, quindi sì. Stasera esce qualche recensione, sappiate che il gioco è stato mandato da Leader Milestone questa mattina, quindi prendete le vostre conseguenze, fate le vostre valutazioni del caso, però questo è importante. Per chiudere il discorso su Joram, la sua critica in realtà poi dice che ha apprezzato tantissimo il resto della copertura e soprattutto l'FPS di Fabio Palmisano, quindi ottimo. Semplicemente voleva più interviste ai producer. Come ha detto per Paolo, arriveranno, non vi preoccupate. Domani chiudiamo la copertura invece ufficiale tra le interviste col, esatto. Col top 3. È piaciuto anche a Pierpaolo, che è sempre ipercritico, infatti ieri ti ho detto ora se a te piace allora dici è un livello incredibile, che sei iperpignolo, però quando ci sono da fare complimenti non puoi dire che non no, mi spiace, certo. I complimenti secondo me è veramente, guarda, lo dico senza insomma, senza modestia o senza comunque voler elogiare una cosa che devo ancora uscire. Probabilmente è il top 3 più bello che abbiamo fatto, probabilmente. Giusto per creare un po' di hype. Esatto. Nel senso che vorrei essere prima mentata, perché per me il discorso del top 3 erano due. O fai un coso per vedere solo figa, appunto, cioè fine, non ci deve essere neanche un costrutto dietro, cioè fa vedere figa fine. Oppure ci deve essere qualche cosa, una linea narrativa, qualcosa che ti tenga insomma appassionato. Ecco, secondo me in questo lavoro Danzen e Bazza e Alessandro sono riusciti a trovare un bel filo conduttore, costruito molto bene, c'è un po' di ricerca dietro, è un bel lavoro, molto, secondo me molto molto carino, vi piacerà, sono molto convinto. È piaciuto persino a Vincenzo, che Vincenzo è un po' ostile nei confronti della figa, no? Mi dicevi? No, lui guarda solo film polacchi con sottotitoli ungheresi. Con solo gli uomini. Altro Vincenzo? Allora, io sto vedendo se qua ci hanno scritto qualcosa in chat, poi ritorniamo anche su Twitter, ovviamente, che nel frattempo intanto vado avanti ancora. Ah, no, invece ecco, volevo chiedere una cosa a Vincenzo molto figa, che avevo letto questa notizia ieri sera, anche se la notizia è un po' più vecchiotta, di questa notizia nata da, se non ricordo male, da un'intervista, non ricordo dove, dove facevano, chiedevano a Phil Fish cosa ne pensava degli youtuber. Okay. Non so se l'avevi letta l'intervista. Sì, infatti lui ha anche cancellato tra l'altro il tutto, perché lui fa sempre così, ha sempre quel problema lì lui. E praticamente era un commento per il fatto che è uscita quella notizia su Forbes, non ricordo dove, che praticamente PewDiePie aveva fatto il mese scorso 4 milioni di dollari in pubblicità. Il mese o l'anno? Forse in un anno, spero in un anno. Mi sembra che sia un anno, sì. Vabbè, anche in un anno comunque alto, ma sì, te... in un mese. Comunque, 4 milioni di dollari aveva fatto e Phil Fish... non si sa per quale motivo si era veramente incazzato di questa cosa, aveva utilizzato Twitter per fare un po' di dichiarazioni, poi l'avevano incalzato e lui ha cancellato tutto e diceva che secondo lui gli youtuber dovrebbero pagare delle royalties, fondamentalmente lui ha detto è un pezzente, un parassita eccetera eccetera, perché dovrebbe pagare delle royalties a chi produce il contenuto, cioè se tu fai soldi mettendo sul tuo canale i miei contenuti mi devi dare soldi, perché dice se io compro un film e lo metto in streaming sul mio canale tutto è illegale, se poi non fosse legale a qualcuno dovrei pagare, altrimenti è troppo facile fare i soldi. Che ne dici? Allora non è male, perché il ragionamento ha delle cose sensate. Per molti versi è molto sensato. Premesso che lui sbaglia completamente il tono, cioè quindi qualsiasi cosa, per quanto sensata possa dire, fa incazzare la gente. Quindi premesso che lui il tono che utilizza è sempre sbagliato. Tono è merda. Si può ragionare sul concetto che fa, sul suo concetto, perché il ragionamento iniziale, insomma, ha senso, ovvero il fatto che i youtubers comunque guadagnano utilizzando dei contenuti protetti da copyright in un modo o nell'altro. Il discorso qual è? È facile parlare quando sei uno sviluppatore famoso che ha avuto già un enorme successo con Fez, sì. Quando in realtà
la stragrande maggioranza degli altri sviluppatori, soprattutto indie, la pensa in maniera diametralmente opposta, perché per loro è una pubblicità enorme. Cioè, essere giocato da PewDiePie ti ha svoltato completamente. Cioè, spesso è quella la cosa che ti cambia completamente, che ti fa del tuo gioco un successo. Come una volta era finita nella prima pagina di Steam. Esatto. Quattro anni fa. Adesso gli youtuber fanno tantissimo. Infatti il discorso, molti dicono il fatto che gli youtuber stiano levando spazio ai siti tradizionali, no? A livello di visibilità o meno. E anche, cioè, alla fine è anche questo. Quindi, cioè, perché io dovrei pagare, cioè io youtuber dovrei pagarti per farti pubblicità? Tu che sei sviluppatore piccolo, a sto punto ti attacchi al cazzo, io mi faccio il mio video con un altro gioco, tanto probabilmente le views le faccio uguali e tu sei l'unico che ci ha perso, capito? Quindi il ragionamento per quanto riguarda gli sviluppatori piccoli ha molto poco senso, infatti sono pochi gli sviluppatori indipendenti. Sì, anzi ce ne sono molti gli sviluppatori indipendenti che fanno proprio una sorta di policy, che dicono con il mio gioco facci quello che cazzo ti pare, basta che ne parli. Quindi saresti quasi d'accordo con quella politica che ha messo in piedi Nintendo, mi pare per Mario Kart, che ti approva se sei suo partner, ti approva i filmati e prendi i vari 50-50%, 70-30%, una cosa del genere, o comunque per te no, deve essere proprio tutto libero, tutto aperto e così via? Allora, d'accordo non lo so, forse no, perché comunque io appoggio sempre un po' il concetto, la filosofia di condivisione, libera, totale apertura, eccetera, eccetera, in qualsiasi, sia per videogiochi, musica e qualsiasi altra cosa. Però capisco, cioè comprendo il motivo per cui a livello di business, a livello di azienda, una compagnia come Nintendo, Sony, eccetera, eccetera, possa imporsi in questo modo e dire no, o mi dai parte dei royalty o ti chiudo, ti faccio togliere il filmato. Però ecco, da uno sviluppatore indipendente me lo aspetto molto di meno. Secondo me ancora, allora, anche io sono d'accordo sul fatto della libertà totale da questo punto di vista, perché tanto ovviamente non, tutti non quanti in chat, tutti quanti è il comunista, non lo puoi controllare. Io sono ancora con una via ulteriore, nel senso che secondo me se il publisher, lo sviluppatore, non si mobilita in modo tale da fare lei quel contenuto, secondo me è una cazzata che tiene bloccato altri che fanno contenuti inediti, nel senso che se c'è un PewDiePie che fa il filmato del gioco X e quello che ha fatto il gioco X non si è attrezzato per farlo lui e quindi dice no, però io ho la concorrenza del cazzo che non riesco a controllare, secondo me è sbagliato che limiti, perché a quel punto è autolesionista, tanto comunque nessun altro farebbe quel contenuto e secondo me ci perde chi sviluppa, cioè perché non è che è un incasso mancato, alla fine non è che se PewDiePie ti fa il coso, come si dice, lo streaming, il long play è un incasso mancato per lo sviluppatore, perché c'è tanto a lui che cazzo gli cambia. Anzi, magari rischia anche che io venga, qualcuno che l'ha visto se lo compra pure, ma non lo so. Ma poi anche il parallelismo con la, anche il parallelismo con i film non è la stessa, cioè c'entra ma relativamente, perché tu un film lo metti lì fruibile in streaming e io lo guardo come lo guarderei a cinema. Esatto. Invece un gioco lo devi giocare, non è la stessa cosa, capito? Ma che mira di merda che hai, tra l'altro. No, mica c'è la traiettoria, andiamo avanti, grazie. È la traiettoria di sta cetta. A parte salutiamo i mod, come al solito, sono sempre presenti anche durante l'intrigo di Los Angeles, sono perennemente connessi, quali Bosche, Momama 823 che vogliono tutti quanti il gioco nordcoreano. E Matteo si chiedono perché Matteo. Questo Glorious Leader. Matteo non è in Corea, perché non sono tornato in Corea, sono anche tornato in Italia. Allora, chi li sta recensendo? Ci chiede Giovanni Zurro. Glorious Leader? No, anzi, Riccardo, Yu-Gi-Oh! Zexal World per 3DS. Io sono mica che ti ammazzo. Yu-Gi-Oh! Sì. Quale idea di cazzo sia Yu-Gi-Oh! Secondo me non è mai arrivato. Yu-Gi-Oh! Poi Tanzo, come commenti il fatto che Kojima ha appena dichiarato che Metal Gear Solid 5 è l'ultimo della saga? Che è la prima volta che lo dice, esatto. L'ho appena dichiarato. Che una cazzata, che una cazzata. Poi magari si fa più vecchio, poi davvero sarà l'ultimo della saga. Perché muore. Muore oppure perché va in pensione, però lo dà a qualcun altro. Però figurarsi se è l'ultimo Metal Gear fatto in generale. Qualcuno recensirà proprio Monster Mon Peace per vita. Ti sto chiedendo di loro. Sì, qualcuno lo farà prima o poi, uguale era volante, però è un po' difficile.
Avete provato, ci chiede Xerath Dragons, la mod di Watch Dogs? Io non ancora, ma voglio provarla, perché proprio sto tale Xerath Dragons che Marco diceva di averla provata su PC. Bomba. Un i7, una 760, quindi non eccezionale, interessante. Gli va a 60 frame al secondo. Porta pro. Tutto ultra. Quindi in realtà... spiegherà qualcosa probabilmente. No, poi dice tutto. No, comunque la mod per attivarsi deve stare tutto al massimo. Forse evidentemente è anche ottimizzata bene, non pesa tantissimo sulle prestazioni. Non ho più pallida idea. Appena possibile. No, più che altro, come commenti questa cosa, quella sorta di rumor e discrezione che è uscita che nel codice PC di Watch Dogs ci sarebbero quei commenti deprecati. Chi allora, se ne frega, tanto la versione PC. Quante cose ci diciamo noi off the record, off the camera? Sì, però non la vedo neanche sta cosa. Sì, ci sta, qualcuno si è dimenticato di cancellarla, ho fatto la battuta, sono cattivissimi in realtà. No, vabbè, quello dice tanto chi se ne frega la versione PC. Sì, però in realtà è doppia interpretazione. Penso che sia vero, perché tanto il PC è così potente, agire tutto. Però su Xbox One è leggera. No, però su Xbox One è proprio stupidissima. Anzi, è quasi una questione proprio tecnica, per cui non vedrei neanche il problema, se devo essere sincero. Allora. Cioè, c'è poco da dire, sono quelle cosettine un po' stupidotte che possono finire nei codici dei giochi, ma non vedo in questo una cospirazione Ubisoft anti-PC che vuole uccidere tutti, eccetera, eccetera. Anche perché continuiamo a sottolinearlo, quest'anno in conferenza Assassin's Creed era la versione PC, The Division era la versione PC, non so, Far Cry, non ho idea, ma tu l'hai giocato PS4. Io l'ho giocato PS4. Quindi, sì. Giusto, Far Cry, no, però infatti è quello del pacchetto più indietro tecnicamente rispetto a Assassin's Creed e The Division. Rainbow Six è la PC, quindi comunque non mi sembra che siamo molto contro il PC. Certo. Sazzolino dice, ma WWE 2K15, quindi uguale, quindi quello di wrestling, non c'era le tre tutto attaccato, c'era, no. Quindi c'era la cera. Non c'era e non dà nemmeno una cera. Anche Gamescom questo qui, anche questo. Probabile, sì, forse addirittura neanche passerà dalle fiere, semplicemente sarà poi sul mercato quando sarà. Magari non lo proveremo a parte un po'. Che Paolo mostra l'action figures di The Witcher 3. Figures. L'action figures. Questa è l'action figures. Mentre Anthony Maraval dice che è una 760 OC e comunque riscatta Watch Dogs. Quindi abbiamo pareri discordanti. Voglio provare anche io, faccio una 780. E vedere se effettivamente tira. Si riscatta. Appena lo prendo sul PC. E invece The Witcher 4, The Witcher 3 che va a 1080p su Xbox One e PlayStation 4, io non ci credo neanche. Ieri c'è scritto 900p. Ah sì? Un'altra notizia ieri sera. No, c'era che magari, cioè, loro provavano a farlo andare a 1080p, ma sarà 900p. Per adesso ho detto 900, c'è la notizia nostra. Veramente sì, 900, cioè 900p. Ma io proprio ci credo uno zero totale assoluto. Mettono il fogging come si gioca nel PlayStation. A 10 metri dal personaggio non si vede più nulla. Ma Vincenzo, è potente questa cosa che mi hai appena linkato. Chiamo si è passato bellissimo, è stato fantastico. Gli è passato sopra. Vai Vincenzo, commenta la notizia che mi hai appena linkato. Siamo in diretta. Vabbè, c'è poco da commentare, nel senso c'era questa, da qualche anno c'era questa causa portata avanti da Philips verso Nintendo sulla tecnologia dei sensori di movimento, no? Quello era, scusami, era il bidello. Era il bidello. L'ennesimo. Siamo circondati da bidelli. E tra i vari paesi in cui è stata portata avanti questa causa è stata appena vinta da Philips nel Regno Unito. Non si sa come questa cosa avrà ripercussioni a livello un sacco di soldi in più che Nintendo deve sganciare, esatto. Come quando era successo con 3DS al tizio per ogni 3DS venduto, quindi un altro buco nero che si apre nella pancia di Wii U praticamente, che appunto c'è questa licenza. A quanto pare Philips aveva un brevetto su il motion control, non si riesce a capire su cosa. Philips sul motion control Filippo o qualcosa del genere, e che ha vinto appunto sul Regno Unito, quindi a cascata anche in America la vincerà sicuramente. Senti, allora ci fanno sapere che in realtà per provare quelle 48 ore di Titanfall si può già scaricare il gioco già oggi. Io pensavo solo dal momento in cui quasi lo scarico, credo si attivasse. E passo il weekend a giocare a Titanfall. Non male. GP Viking dice, ma quanta merda lasciate in giro per avere tutti sti bidelli? Non ho tutti i torti, però. Basta vedere il banco del barone. Esatto, fa cagare. Ci chiede invece su Twitter, agghiacciante. Ragazzi, ci dite la verità, ma The Last Guardian è una leggenda, vero?
Siamo al limite della leggenda, però io Tokyo, dai, sono fiducioso, mi gioco le palle. Io non è che cioè, io arriverei a giocarti le palle. TGS, dai. Rischi, eh. Se no mi taglio le palle. Tu mi da Tokyo, ciao, sono tornato da Tokyo. Sì, tu, eh. Dopo no, prendile però, Cazzo, che parolacci, Più il palo si incazza. Ma su Twitter siamo ok. Che dicono in chat? Non è Sky. UFC per PC uscirà? No, no, oddio, sì, anzi, UFC non è PC, PS4 e Xbox One, forse è solo console? A me è solo console. Può essere, mi ricordo, ma io mi ricordavo che era anche PC. Greco, bisogna aggiustare il palinsesto su Twitch. Che ci sta? Ah, sì, c'è il palinsesto vecchio ancora. Ci sono i bacchettoni quei, ci sono i Pierpaolo Greco degli utenti. Lo aggiorneremo in tempo per la prossima settimana. I gnoloni degli utenti che... Al TGS si vedrà qualcosa. Quanto avete ingrassato? Il mitico avete ingrassato. Quanto hai ingrassato, Greco? No, zero. Io ho perso, ragazzi, ho perso un chilo, incredibile. Nonostante i vlog sul cibo, ho perso un chilo. Quindi sto per morire. Esperta di mordisco solo. Comunque si conferma, solo console UFC. Solo console next gen, tra l'altro. Ok, quindi ci siamo. C'è un attimo di silenzio. Matteo, tu che dici? Prima che ti sparo, parlo o ti sparo? Oddio! Oddio! Dici qualcosa, Matteo. Che ti devi dire? Stai lavorando su qualcosa in questi giorni? Sul fantastico gioco che il buon Pierpaolo mi ha segnato ieri, il gioco più bello del mondo, tale Enemy Front. Di? Sì, di Interactive. Diciamo che le aspettative non sono altissime, questo è un eufemismo, però insomma abbiamo appena iniziato. FPS Open World... Bellico, seconda guerra mondiale, motore Crytek, vedremo settimana prossima. Chica? Ma la rubrica sulla gnocca presente alle varie conferenze non la fate? Assolutamente sì, domani Ice Gun 1, domani alle 14. Che cosa? Top 3, domani alle 14. Domani alle... confermiamo domani alle 14, no. Domani alle 15. Ah, domani alle 15 ci sarà lo speciale sulle gnocche della fiera, quindi ci siete, potete guardarlo. Ci siete, siete caldi. Siete caldi. Ma della redazione Armani è l'unico che ha interesse per Star Citizen? No, c'è anche per Paolo, no. Per fan della vita. Assolutamente, per me Star Citizen rischia di essere veramente una gran cazzata astronomica, nel senso che... hanno messo talmente tanta roba sulla carta, talmente tanta roba a livello progettuale, che pur con quei 40, quasi 45 milioni di euro, di dollari raccolti, dubito che riescano a realizzare una cosa del genere. Quindi secondo me sarà un'enorme bolla che si farà un'esplosione con un botto clamoroso. Insomma, veramente poca fiducia in quel gioco, purtroppo. Con tutto e sulla carta potrebbe essere il gioco di tutti i tempi. Cazzo ti dice? Xerat ci dice, se facciamo la pausa caffè per le altre partite dell'Italia, col cazzo. È stato, un esperimento simpatico, è andato molto bene durante i mondiali, però cioè, stavamo lì tutti insieme, adesso stasera ce la andiamo a vedere in giro per Terni o per Roma con i maxi schermo. Pierpaolo ha allestito un maxi schermo in giardino che non ho allestito il maxi schermo, ho solo il maxi schermo senza il giardino. Poco non è. Lo vuoi mettere? North Korea, il best Korea. Come ci sta bene a Pyongyang adesso, c'è quel clima che non è né troppo caldo né troppo freddo, vi invito tutti a venire. Dov'è? Vince, vieni anche tu. Parte, in North Korea. Simone Tedeschi ci chiede chi di noi fuma. E Paolo no. Si può dire. Vincenzo no, Matteo no. E io no. Giacomo dice che fuma il sigaro a pelle, ha detto. Non so per quale motivo ci ha tenuto a urlare. Attacca precise e fuma il sigaro a pelle. Ci dispiace aver visto la brutta notizia, ma lui proprio ha commentato. È un grande amante del sigaro a pelle. Gaming Addiction, ma alle 18 non siete ancora al lavoro, col cazzo! Alle 5, via, tutti fuori. Andiamo a vederci la partita, ci mancherebbe, che per fortuna abbiamo un minimo di flessibilità. Matteo c'ha praticamente alle 4 e mezza il volo Fiumicino. Brasile. Fiumicino Corea. Dal vivo passo partita. Per Pyongyang e saluto dal Carolina. Esatto, sempre scalo a Pyongyang per fare un saluto a chi di dovere e poi vola in Brasile. Dove resterà, perché finito la partita ha detto che facevi il cambio sesso in Brasile, no? No, quello no, quello già l'ho fatto. Ah, ero convinto, pensa a te. Poi, tu cosa l'hai fatto? Io il cambio sesso? No, io anzio. Ah, ce lo fa un altro? Specializzato. Ah, ecco perché stai sempre lì. Ci sono nato, Matteo. Devi far tagliando ogni 1000 chilometri. Alla grande. Allora, andiamo avanti, che c'è altre informazioni interessanti.
mi piace i titoli, questa sarà sicuramente Italiaferri, Forza e nudità nel nuovo video di Senran Kagura 2 Deep Crimson. Forza e nudità. Beh, guarda, già guardi l'immagine, veramente che gioco, che gioco. Ah, giustamente mi fa presente Umberto di ricordare per tutti voi che stasera, vi ricordo, non lo fa presente, mi è caduto l'occhio sopra l'homepage, che stasera ci sarà il long play di The Hunter, che è questo assurdo free to play sulla caccia fatto da gli Avalanche Studios, che non conosce benissimo perché sono quelli di Just Cause. Bravissimo, che dopo aver fatto Just Cause, secondo me stanno lavorando su Just Cause 3, hanno pensato bene di fare anche il free to play. Siamo in diretta. Quindi ricordiamoci di questo. Ricordatevi, se volete alle 21 stasera, finita la partita, se non volete fare nulla, non volete uscire, vi potete vedere il long play che credo faccia proprio Umberto, ma potrei sbagliarmi. Non so se lo fa proprio Umberto. Farà anche lo speciale Salvi oggi. Poi le domande stanno prendendo sempre più una piega interessante. Anche noi li stiamo stimolando. Sì, esatto. Agghiacciante dice, Tanzi, durante il te lo dice, hai detto Cream Puffs, che non gioco, mi ricorda qualcosa. Puoi completare la frase? Addirittura, era possiamo completarla. Non si può. No, perché sarà stato piccolino agghiacciante. La bidella, dicono. Però lo diranno sicuramente in chat se ci sei. Sarà bello che Umberto gli ho chiesto, fai te long play stasera, lui di cosa? Quindi mi fa pensare che potrebbe non essere lui il prescelto a fare long play questa sera. Ti nomino cavaliere. Dice Asgan, fa il pacchettone, dice ma. No, non rompere la spalla di Zelda. Mirko Donnarumma. Non rompere la spalla di Zelda. Che volevo dire? No, Asgan dice che The Hunt c'è stata la vita. C'è un combattimento di dietro. The Hunt? Attenzione a confondere The Hunt con The Hunter. Così me la spacchi, non so come dirtela, Cioè. Visto che l'ho comprato in America, non voglio che si rompa. Io a vedere il... Il? Aspetta, siamo andati fuori. Stiamo un po' impazzendo, ragazzi, tanto l'Italia sta per arrivare. Quindi... Esatto. Così sì, è caricato così? Cioè adesso lo carico e quello giusto? Spara, sì. Adesso lo carico e poi lo spara. Ok. Allora, vediamo se c'è altro, mentre diamo i bambini facciamo una messa. Vabbè, ragazzi, è la prima pausa caffè, dai, torniamo. Ah, vabbè, dai, allora, chiudiamo con qualche informazione di servizio importante. Allora, settimana prossima, pranzo, ripartiamo con la super diretta. Oh. Secondo. Sì. Non ripartiamo? Sì, però, ripartiamo con le pause caffè tutti i giorni. Quello sicuro. E con la super diretta, forse. In base al sondaggio, in base esatto a se salterà fuori. Facciamo così la vista dei titoli. Ricordiamo che mercoledì, ieri, oggi e domani ci saranno le sale giochi, per cui quella sono ripartite, le trovate, abbiamo fatto Oaken, ieri Dead Rising, il Super Mega X Respawn Ultra Fangiro, stasera se tutto va in porto faremo quella di UFC e domani suppongo quella di The Hunter di Moioli che ha fatto abbiamo la anche sale Crea. Giochi. Abbiamo anche Crea, se non facciamo quello lì comunque poi anche settimana prossima abbiamo un sacco di altra roba che arriva. A livello di recensioni, a parte il discorso di MotoGP e di UFC, se ce la facciamo, settimana prossima segna la recensione importante di Grid Autosport, mm-hmm, che è sotto embargo fino a martedì alle 15, titolo super atteso. Allora, in preview l'avete già letto, non possiamo dire a livello valutativo, visto appunto è sotto embargo, però sicuramente è un titolo da tenere sott'occhio. Assolutamente sì. E subito dopo, mercoledì, altro titolo importantissimo, visto che scadrà finalmente l'embargo per l'anteprima, anzi il provato di PES di Tanzer, che ha provato durante le tre. Per cui, insomma, seguiteci, perché è una settimana che già, nonostante sta iniziando ormai l'estate, il periodo più critico della copertura dei videogiochi, ci sono ancora un po' di scoppiettini a destra e a sinistra piuttosto interessanti. Boom, 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 boom. Esatto. Va bene, poi abbiamo detto dei saldi, abbiamo detto il top 3, quindi ripartiamo alla grande, il te lo dice torna sabato prossimo, ovviamente non mettiamo sia insieme, esatto, il top 3 te lo dice è un po' eccessivo, e niente, ci siamo, direi di sì, quindi buona partita per chi la vede, buon weekend per questa sera. C'è qualcuno che scrive forza giocabile, che giocatore da Costa Rica, io provo a colpire la cosa da telecamera e farla cadere, va bene Greco? Sei contento? Sì, ho detto una cosa che non la sento, non ho capito? Provo a colpirla, andiamo se cade. In testa di Jacopo. Non basta la potenza. Quindi grazie per averci seguito, buon weekend e state bene. Bella.